affamati, giunsero in un bosco dove decisero di dormire. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un grosso albero. Il gatto e il gallo salirono sui rami, il gallo fin sulla cima, dove si sentiva più sicuro. Prima di addormentarsi, il gallo guardò ancora una volta in ogni direzione e gli parve di vedere in lontananza una lucetta. Avvertì l'asino, che fu subito contento di alzarsi da quel posto freddo e scomodo. Anche il cane ed il gatto pensarono che un paio d'ossa con un po' di carne non avrebbero fatto male. Così, piano piano, cercando di non fare rumore, gli animali si avvicinarono al punto da cui proveniva la luce. Arrivati vicino alla casetta, sempre con cautela e senza fare rumore, i quattro animali guardarono all'interno attraverso la finestra. Non potevano credere ai loro occhi. In mezzo alla stanza c'era un tavolo colmo di buone cose, un tacchino ripieno, mortadelle invitanti, formaggi di tutti i tipi, pane d'ogni forma, torte stupende, frutta profumata. «Potremmo chiedere ospitalità», disse il gatto. Non ebbe il tempo di aggiungere altro che i quattro amici videro avvicinarsi al tavolo dei brutti ceffi paurosi. Dunque, quello era il covo dei briganti. Se quei tipacci li avessero visti, sarebbe stata la loro fine. La fame aguzza l'ingegno. Nascosti tra i cespugli, studiarono un piano diabolico che avrebbe spaventato quei briganti, così da obbligarli a scappare dal loro covo e a lasciare tutto quel bel Dio da mangiare a loro completa disposizione. Di arrampicarsi uno sull'altro come un grosso animale e di urlare tutti insieme per spaventare i briganti. Nel buio e nella tranquillità della notte, interrotti solo dalla luce che irradiava dall'interno della casa e dal vociare sguaiato dei briganti, si avvicinarono alla finestra. Perfetto, l'asino appoggiò le zampe sul davanzale, il cane balzò sul dorso dell'asino, il gatto si arrampicò fin sulla testa del cane e il gallo si appollaiò sulle spalle del gatto.
strana posizione, diedero inizio al loro primo concerto. Cominciarono a ragliare, a abbaiare, a miagolare e schiamazzare. Per fare più confusione, l'asino con una zampa ruppe i vetri della finestra. Un inferno! I briganti terrorizzati si precipitarono fuori della casa e fuggirono pieni di paura nel bosco. Si sedettero tranquillamente a tavola e mangiarono a sazietà. Quando ebbero finito di mangiare, spensero la luce e si cercarono un posticino per dormire. L'asino si sdraiò sul lettamaio, il cane dietro alla porta, il gatto sul camino accanto alla cenere ancora calda ed il gallo si appollaiò su una trave del soffitto. Stanchi, ma con la pancia piena, si addormentarono. Spaventare da quei rumori. Siamo o non siamo dei cattivi briganti? Disse il capo. Sì, capo, giusto, capo, hai ragione, capo, gli risposero gli altri briganti. Non ci vedo chiaro in questa storia. Forse il vento ha fatto rompere i vetri della finestra ed è successo tutto quel baccano, disse ancora il capo. Sì, capo, giusto, capo, hai ragione, capo, risposero ancora gli altri briganti. Bene, allora bisognerà raggiungere casa. Chi se la sente? Ci andrò io, disse il più coraggioso di loro. Il brigante si avvicinò alla porta. La spinse lentamente e, vedendo che si apriva, entrò in cucina. All'interno della casa era tutto buio ed il
notte doveva stare attento a dove metteva i piedi. Sarà meglio che accenda il fuoco per fare un po' di luce, pensò. In quel momento il gatto si svegliò. Vedendo gli occhi dell'animale che brillavano nel buio, il brigante li scambiò per carboni accesi ed avvicinò un fiammifero. Indispettito, il gatto saltò al viso dell'uomo graffiandolo con furia. Il brigante corse urlando verso la porta per scappare, ma pestò la coda al cane. Questo gli saltò addosso mordendolo ad una gamba. Il brigante urlò ancora più forte ed uscì nel cortile, dove fu colpito da un paio di calci dell'asino, mentre il gallo accompagnava le sue urla con squillanti chicchiricchi. Il brigante allora corse via come un matto per raggiungere i suoi compagni nel bosco. Vedendolo arrivare impaurito ed affannato. Ragazzi, altro che vento, rispose il brigante, balbettando dalla paura. Nella nostra casa ci sono le streghe. Una mi ha graffiato e soffiato in faccia, un'altra era nascosta dietro la porta e con un coltello appuntito mi ha ferito ad una gamba. Nel cortile c'era un mostro nero che mi ha bastonato con un pezzo di legno. E sul tetto, sì, proprio sul tetto, una strega rideva, scherzava e gridava a squarciagola: portatelo qui, lo voglio qui, lo voglio qui, qui, qui! Nel sentire un simile racconto, il capo dei briganti disse: è meglio non tornare più in quel luogo maledetto, andremo in un altro dei nostri rifugi. Così i briganti si allontanarono dalla casa del bosco e non si fecero mai più vedere. Ed i nostri amici che cosa stavano facendo? Dopo una bella dormita si misero a parlare. L'idea di andare in Brema era forte, ma in quella casa si stava così bene. Sentite, disse il cane borbottando. Ho visto che in cantina ci sono provviste a non finire. Io mi fermerei qui volentieri per qualche tempo, così potrei anche esercitarmi con i timpani su quelle botti di vino. Io sono d'accordo, aggiunse l'asino. Qui fuori ci sono prati erbosi, alberi e frutti. Mi piacerebbe rimanere per un po'. Anche il gallo, contento del nuovo cortile, decise di allenare la sua potente voce proprio lì, nella nuova casetta, prima di presentarsi al maestro della banda di Brema. Ed il gatto? Dove era finito il gatto? Sdraiato accanto al gabinetto ancora caldo, il gatto dormiva beatamente. Svegliato dalle urla del gallo che lo chiamava a squarciagola, anche lui decise di rimanere con i suoi amici nella casetta. Tutto sommato non si stava male.
insieme nella casa dei briganti per molto tempo. Erano così contenti che ogni momento era buono per organizzare feste. Si mangiava, si cantava, si ballava, ma soprattutto si suonava! Degli amici di ritorno da un viaggio in un paese poco distante da Brema mi hanno raccontato che gli abitanti del posto sostengono che in alcune notti d'estate si sentono suoni e canti provenire dai boschi vicini. Anche le strade portano il nome dei musicanti di Brema ed esiste la Valle dei Briganti ed il Bosco delle Note Incantate. Beh, se vi capita di passare da quelle parti, vi consiglio di provare a cercare la casa dei quattro musicanti e, se riuscite a trovarla, vi chiedo anche la cortesia di venirmi a cercare per dirmi se questi quattro simpaticoni ancora sono lì che cantano, suonano e ballano oppure si sono decisi ad andare a Brema. Thank you.
manifestazione con lui. Grazie.